È aperta da 5 anni, ma gli incidenti, il più grave di tutti, quello di domenica, non sono mancati sulla ferrata delle Anguane a Valdastico. Le ferrate sono un'esperienza cercata da sempre, da più persone, lo testimonia il gran numero di interventi in crescita effettuati in tutto il Veneto quest'anno dal Soccorso Alpino. Anelli delle Anguane, l'itinerario è stato aperto al pubblico il 1° settembre 2018 ed è frutto dell'impegno dell'associazione Vertical Astico, che riceve dal comune un contributo per gestire l'area. Si tratta di una rete di ferrate e sentieri che si snodano attorno al costone roccioso del Soio di Mezzogiorno, che sovrasta la frazione di San Pietro. Percorsi per adulti esperti, dotati di attrezzatura alpinistica obbligatoria e un'ottima conoscenza del suo utilizzo. Un reticolo di 8 anelli ferrati che compone un totale di 15 percorsi, alcuni dei quali destinati solo a persone estremamente esperte. La ferrata delle Anguane, dove domenica ha perso la vita la 21enne di Valle del Pasubio, Martina Benedetti, prima dell'incidente mortale, ha visto almeno altri 6 incidenti che hanno richiesto l'intervento del soccorso alpino e a volte anche dell'elisoccorso, o per stanchezza, cadute, per un attacco di panico. Lo stesso ideatore Franco Mucchietto, in un articolo del 2020, scriveva: "Il percorso concatenato più complesso degli Anelli può essere considerato una delle ferrate più lunghe e difficili delle Alpi e Prealpi italiane. Serve un unico senso di marcia. Nelle belle giornate queste ferrate sono percorse infatti anche da 200 persone". Sul dramma che si è consumato interviene Busato Arsierese, vicepresidente Veneto del Soccorso Alpino. "Quella delle Anguane non è una ferrata banale. Il fatto di essere comoda al parcheggio e vicina all'abitato non deve produrre un pericoloso senso di familiarità. Spesso si verificano degli intasamenti che si tende a superare con manovre non sempre all'insegna della sicurezza. La ferrata è strutturata in una serie di sezioni, alcune tecnicamente e fisicamente impegnative, peraltro molto ben segnalate, che si collegano a dei sentieri, disegnando un reticolo di percorsi che talvolta portano a far incrociare gli escursionisti, creando delle potenziali situazioni di pericolo".